Scusate, io non mi sento tanto bene. Me vado a dare una rinfrescata e poi vado a dormire. Vai, Me ne vado a vai letto. pure a Me ne vado a letto, letto. scusate. Nella mia camera, naturalmente. Naturalmente. Coppiede mi sbottonò i pantaloni. Vieni. Morbosa. Morbosa sei. Daniele. Daniele. Ciao. Che ti è successo? Che ti è ridotto così? Da guardare, c'è poco da fare quella faccia. Oramai ho deciso di avere un figlio e lo avrò. Perché? Che fai ora il moralista? Uno sporcaccione come a te, pieno di svogliature. E roba che avevo paura di rigirarmi nel sonno. Razza di mandrillo fantasista. Il crampo dell'acrobata mi facesti venire. Che fa, tu scordasti? E dopo tante notti brave, nemmeno uno straccio di figlio mi sapeste dare. Salvatore, cerca di ragionare. Ti pare giusto che i quattrini finiscano nelle mani dei tuoi fratelli, che ti hanno sempre odiato e sfruttato? Invece, pensa che bello se ti nasce un figlio. Il figlio di Salvatore Santonocito. Eh sì? Perché a tutti gli effetti quello sarebbe tuo figlio, e per la legge e per la gente. Ah, non ti va bene, eh? Però quella volta che facesti il discorso che ti aveva scritto il segretario comunale, allora andava bene, non hai storto la bocca. Convinciti, è la stessa cosa. E fa conto che io sono un foglio di carta e che qualcuno viene con il pennello a scrivere il discorso. Non ti sembra? Ebbene, peggio per te, lo faccio lo stesso. Buonanotte. Meglio da questa parte, è più prudente. E se continui a guardarmi così, ti metto nel cassetto. Anzi, no, ti porto nella camera di mia madre. Poveretta, vedova così giovane. Invece mio marito 85 anni ave e campa ancora. Una gran perdita fu. Insomma. Grazie. Esempio di virtù civica fu. Cristo non fece figli da giovane, figuriamoci ora. Era amico di Salvatore. Ne sei sicuro? Ma Caterina non lo conosce nemmeno. Ah, meno male. Ma che fai? E che sempre mangi? Ma chi sta? Non è fame, è lupa! E che schifo, sempre a roba della mucca me levi! Ah, pure qua siete voi due, eh? Ma chi è? Accidenti. Ecco. Voi... Beh, sì. Io. Ma perché? Il perché è difficile dirlo. Sì, ma entrate così nella mia stanza come un ladro. Me lo dovete dire il perché, no? Sì. Voglio rubare ciò che posso, ciò che voglio, ciò che desidero. Buonasera. Su, rubate quello che volete. Grazie. Non guardate, per carità. Ecco, 5 minuti. 5 minuti di pazienza, faccio subito. Non vi muovete. Zitta. Zitta, ferma. È bello, è bellissimo, ma in questo momento non mi posso soffermare. Zitta, non scellare.
cassaforte. Non gridare. Shh, non gridare. Dove sono? Dove le ha messe? Disgraziato. Se le portò nella tomba, ma dove? Ma dove sono? Shh, non gridare. Io non lo trovo. Oh, mamma mia. Ma dove le... Eccole, benedetta. Per vai finalmente. Sono contento. Finalmente. Che peccato. Non posso, devo andare. Ma scalzone. E tu hai poco da sfottere, sai. Riderà bene chi riderà ultimo. Ancora qua, mascalzone vigliacco. E tu ci parli pure, dopo che ha fatto quello che ha fatto. Ma calmati, su, ma perché? Volevi che non lo facesse? In fondo è lui, no, che avrebbe dovuto... Ma mi ha legata, imbavagliata, ma lo capisci, sì? Ma come? Ma come? Ma perché avete usato la violenza? Ma sì, lo so, Caterina è fondamentalmente onesta, ma non c'era bisogno. Non voleva. E poi anche tu, sanguzzo mio, ma perché gli hai resistito? Mi ha resistito. No, ma tu niente, capisti, niente. Non è a me che ha violentato, ma la cassaforte. La cassaforte? Ma come la cassaforte? Ah, sì. Io credevo che aveva intenzioni oneste, invece... E invece è un ladro! Oh. Ho rubato soltanto le cambiali, come ha visto. Nient'altro. È vero. In fondo, ha rubato solo delle cambiali. Solo le cambiali? E tu che hai da guardare? Sei contento, vero? Tutto procede come vogliono quegli imbecilli dei tuoi fratelli. E poi non darti tante arie, che anche tu la prima volta facesti una figuraccia. È stata l'emozione. Sono sicura che si riprenderà. E non ridere, che tanto ho deciso così e così sarà, a costo di farglielo ingessare.